Ieri notte l'imbarcazione Sea-Watch della ONG tedesca è entrata in porto a Lampedusa senza le autorizzazioni, nonostante la guardia di finanza, la motovedetta della guardia di finanza con i cinque militari a bordo, gli avessero intimato l'ALTE di spegnere i motori e di non entrare nel porto. Ma la capitana Rackete è entrata ugualmente in porto. Quindi, le cinque persone hanno rischiato di morire per fermare la Sea-Watch 3 nel porto di Lampedusa. E poi le accuse di aver messo a repentaglio la vita dei passeggeri di questa enorme imbarcazione del soccorso migranti. Dice: noi abbiamo solo intimato l'ALTE e il comandante che deliberatamente non ha fermato la nave ci è venuto addosso, senza curarsi delle conseguenze. Se non fossimo riusciti a compiere una manovra veloce, probabilmente saremmo tutti morti. Si sfogano al termine della notte più lunga della loro vita. Mentre i parlamentari che erano a bordo lanciano accuse sulla loro manovra durante l'attracco del comandante Carola Rackete. Quindi i cinque parlamentari del Partito Democratico, appena scesi dalla nave, hanno attaccato i militari della Guardia di Finanza. I militari della Guardia di Finanza avevano il compito, in quanto uomini di Stato, di non far attraccare nessuna imbarcazione senza le autorizzazioni del governo centrale e della Capitaneria di Porto e del porto di Lampedusa. Ma incuranti del pericolo, questa donna con una nave da 650 tonnellate ha speronato volutamente e tentato di schiacciare l'imbarcazione della Guardia di Finanza. I finanzieri sono riusciti in un attimo che, grazie ai palloni che si erano sull'imbarcazione, è rimbalzata la grossa nave dal molo. In quel momento la piccola imbarcazione della Guardia di Finanza, perché è piccola in confronto a una nave di grosso tonnellaggio, è riuscita con i motori a tutta forza a trovare una via di fuga prima che la nave la schiacciasse completamente. E c'erano cinque militari, di cui tre erano sotto in cabina ai radar, sarebbero morti schiacciati. Oggi staremmo parlando di omicidio, di omicidio. Quindi la cosa è di una gravità assurda, come diceva, inaudita, come diceva il presidente del Consiglio Conte. I cinque finanzieri rispondono: noi siamo uomini dello Stato, con un velo di commozione negli occhi. Abbiamo il dovere di far rispettare le leggi e rispettare noi stessi le direttive che ci vengono date. Abbiamo passato 3 giorni a bordo senza dormire un attimo per contrastare i tentativi di avvicinamento di questa nave illegale. Abbiamo agito nel profondo rispetto di tutte le norme, senza preoccuparci di mettere a repentaglio la nostra vita perché in quell'incidente potevamo essere morti. Le parole della Guardia di Finanza. La dinamica la spiegano, ci sono le immagini. La nave non ha rispettato l'ALT di una nave da guerra e ha schiacciato la motovedetta contro il molo. I parabordi hanno causato una sorta di movimento elastico e hanno per un attimo allontanato la nave. Con una mossa repentina siamo riusciti a sfruttare quell'istante a sfuggire via prima che il rimbalzo tornasse indietro. Per qualche punto la Sea-Watch avrebbe distrutto la motovedetta e noi saremmo rimasti tutti schiacciati. A bordo c'erano il comandante, il direttore di macchina, il motorista e due radaristi. Due in plancia, uno a poppa e due a prua. In due con le mani hanno allontanato la motovedetta dalla banchina. Sono tutti lì a consumare questa ritardata colazione al bar, un caffè amaro che hanno preso in tarda serata, abbastanza scioccati, mentre i clienti pranzavano ad arancini e gelati. Anche il finanziere è saltato sul molo, dice: perché questo scatto? Dovevamo capire se ci fosse spazio sufficiente per una via di fuga. Al mio grido c'è stata l'accelerata. Ha funzionato prima che fosse troppo tardi. Ma perché frapporvi? Una domanda è stata: perché frapporvi tra la Sea-Watch e l'attracco? Ci siamo messi a protezione della banchina. Il nostro compito è non far attraccare le navi prive di autorizzazione. E la Sea-Watch si è avvicinata manovrando con l'eliche di prua spinta dal vento. Da bordo ci hanno detto spostatevi e nient'altro. Il comandante non ha fatto nulla per evitarci. Ma vi rendete conto, questa ragazzina di 31 anni, coi capelli rasta, che dal ponte dice alla guardia di finanza spostatevi? I finanzieri nell'arresto sono stati fin troppo gentili.
gli hanno pure preso la mano per accompagnarla a scendere dalla scaletta. Quando i loro colleghi potevano essere morti grazie a questa donna che è entrata illegalmente, questa è una cosa che dal dopoguerra non era mai successa, una cosa così in Italia, mai successa, mai successa. E le leggi vanno rispettate da tutti, da chiunque devono rispettare le leggi italiane. Questa è una cosa inaudita. E chi difende il comportamento di questa ONG? È veramente inqualificabile, inqualificabile. Qualunque Stato d'Europa avrebbe difeso i propri uomini, i propri militari, di qualunque partito si tratti. Invece qua è una cosa indecente. Dalla nave fanno sapere che non c'era intenzione di speronarli, ovvio, perché uno è finito in galera, adesso dicono che non c'era l'intenzione di speronarli, perché pensavano che questo fosse il paese delle banane, la Repubblica delle banane, ma probabilmente non è la Repubblica delle banane. E rendono le scuse del comandante, le scuse. Hai fatto un atto criminale, ora ti prendi tutte le conseguenze, non siamo come i bambini, oh scusa, non lo faccio più. Una persona adulta, un comandante di una nave, un ufficiale, prenderà, magistrati permettendo, le sue conseguenze. Se sono 27 anni di carcere, 30, 15, se li farà tutti nelle patrie galere. Ma si è ventilata l'ipotesi di contestare il tentato naufragio. Eccessivo? Sarà il magistrato a valutare le ipotesi. Noi siamo fortunati che oggi non si parli di omicidio. Dalla TV, nel locale, Salvini parla di atto di guerra. I militari si sottraggono ai commenti politici e dicono questa frase assolutamente emblematica, emblematica. Siamo grati a chi ci difende. E con questo è tutto. Arrivederci al prossimo video.